Ciao Sara, complimenti, 4 Mistro è sempre tuo e non si discute, quindi anche dopo il Mondiale di Doha, quindi immagino tu non sia proprio in formissima. Sì, non è stato facile dopo il mondiale rimettersi sotto con gli allenamenti perché comunque il dolore c'è, non è facile allenarsi sempre sentendo questo dolore al collo. Quindi mi sono rimessa sotto in queste 2 settimane perché volevo venire qui a gareggiare, comunque fare dei buoni risultati, anche se avevo già preso la qualifica olimpica, quindi ero un po' più tranquilla. Però anche oggi ho voluto fino alla fine lottare, e anche è bello comunque a livello italiano lottare per prendere questo titolo italiano. Insomma, la lotta in questo senso è qualcosa che contraddistingue un campione. Sì, è vero, però devo dire che secondo me anche non solo a livello internazionale, però quando ci si trova a livello italiano a dover lottare è sempre bello e stimolante. E tu non ti tiri indietro. No, esatto, ci ho creduto fino alla fine anche se ero molto indietro. Bene, complimenti ancora, grazie Sara. Grazie a voi, ciao.